Radio Studio 95, Televelito e Telebova Marina presentano Gran Mattino, Consiglio Cacciatore. Un ruggito di emozioni. Bene, cominciamo con un leggerissimo ritardo, almeno per quanto riguarda il Gran Mattino, ma è un ritardo giustificato questa mattina, anche perché adesso avremo modo di parlare un bel po' per quanto riguarda l'estate melitese, per quanto riguarda la notte bianca di Melito Porto Salvo. Infatti siamo in compagnia del sindaco Meduri, buongiorno. Buongiorno. Stiamo per cognome, perché per fare i seri. Il ritardo non è dovuto al sindaco. Il ritardo è dovuto al conduttore, il che è grave. Infatti io chiedo venia alla radio, per fortuna ho dei buoni colleghi che sanno, come dire, sindaco, sanno coprirci nel momento in cui abbiamo delle piccole defaianze a livello temporale. Poi la statale 106 direi che aiuta nei tempi di percorrenza, quindi arrivando da Bova Marina a Melito Porto Salvo in 7 minuti stamattina, 8 diciamo, 18 in realtà, però ce l'abbiamo la fatta. La statale non ho trovato niente, lo sappiamo tutti. Comunque lei ha citato i colleghi, o tu hai citato i colleghi, io vi ringrazio, vi saluto e vi faccio i complimenti perché siete un'ottima squadra, una grande famiglia più che squadra. Esatto, parole sacrosante, ed è così, glielo posso assicurare. Comunque adesso parliamo, è arrivato il momento di parlare di questa notte bianca che ci sarà domani, che era attesissima e che finalmente arriva, quindi sabato 6 agosto, la notte bianca a Melito Porto Salvo. Tra l'altro tra poco sentiremo in diretta telefonica, perché purtroppo non può essere qui con noi per altri impegni istituzionali, l'assessore allo spettacolo Patrizia Chere, che poi si è veramente ammazzata di lavoro per realizzare questa notte bianca e questo cartellone di eventi estivi. Però partiamo con ordine, la notte bianca. Tanto salutiamo Patrizia. Esattamente, vabbè, la salutiamo, è ovvio, certo. Sicuramente salutiamo e io personalmente la ringrazio, come ringrazio tutta la mia squadra, per il prezioso lavoro che stanno facendo. E questo è importante, avere una squadra forte, non alle spalle ma a fianco del cammino di governo, perché significa poi realizzare eventi come questi. Quindi notte bianca, presentiamola al pubblico, io le lascio la parola per parlare di questo evento. Posso semplicemente dire che la seconda notte bianca a Melito c'è stata la notte magica a dicembre. Un evento a cui noi abbiamo puntato molto, un evento che abbiamo già calendarizzato attorno ai primi di marzo. L'assessore Patrizia Crea è stata anche coadiuvata dagli altri assessori, abbiamo fatto un lavoro di squadra, però è chiaro che chi ha tirato la carretta più di tutti, e la ringrazio pubblicamente per quello che ha fatto, per quanto si spende, per come si spende e per i risultati che porta a cassa. Quindi vi invito a non mancare a questa notte magica, i particolari li lascerò o spiegare meglio a chi ha, diciamo, lavorato, a chi ha sudato attorno a questo evento. Non lo so se ci sta sentendo, se ci può chiamare, la invito a chiamarci, oppure la chiameremo noi tra poco se non chiama lei. Quindi una notte bianca a cui, diciamo, puntiamo molto per avere il boom di presenze a Melito. La speranza è che tutto, è l'augurio, e che tutto vada nel migliore dei modi. Se io intanto mi scuso in anticipo se qualcosa non andrà come nelle nostre previsioni, noi stiamo tentando di curare ogni minimo dettaglio, ogni minima cosa, con appunto l'augurio che tutto si possa svolgere in tranquillità, in armonia, in felicità, e che tutti possano incontrare tanto amici, tanti parenti con cui divertirsi, scambiare quattro chiacchiere. Speriamo anche che gli esercizi commerciali facciano il boom di incassi. Anche per questo è stata ideata questa notte magica a inizio ad agosto. Quindi che dire, i particolari li lasceremo appunto a Patrizia nei dettagli. Si svolgerà sul viale delle Rimembranze, sulla Tenente Medici, sul Corso Garibaldi.
Invito tutti quanti a, ad avere cura dei parcheggi, perché parcheggiare bene significa evitare sanzioni, ma non solo, dare la possibilità a, a chi deve transitare di poterlo fare nel migliore dei modi, non creando ingorghi e soprattutto andando a garantire la salvaguardia dell'incolumità della gente, l'incolumità pubblica, che è la cosa a cui, diciamo, dedichiamo maggiore attenzione. Ebbene sindaco, abbiamo al volo l'assessore Patrizia Crea al telefono. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, innanzitutto sì, come stai? Ciao sindaco e buongiorno a tutti i radioascoltatori, telespettatori. Ti stava chiedendo perché io lo so già come stai. Ti stava chiedendo Silvio come stai e mi ha chiesto, mi ha fatto una domanda a cui ho glissato, se te la vuoi rifare poi. Diciamo che la verità è questa: sono stata maluccio in questi due giorni. Oggi per esigenze lavorative mi sono dovuta mettere in piedi per forza, e anche per esigenze organizzative, perché domani abbiamo la notte bianca, quindi tanti sono gli impegni, le cose da ultimare, quindi era necessario rimettersi in piedi per forza. Non sono al top, però ce la faremo. Però entro domani il top lo raggiungiamo velocemente, dai. Per forza, volenti o nolenti. Se ci teniamo all'evento, sicuramente sì. Anche perché promette veramente bene, visto il programma, e quindi ti vorrei chiedere qualcosa riguardo a questo, proprio riguardo alle tante partecipazioni di questa notte bianca. Sì, diciamo che è stata organizzata veramente nei dettagli quest'anno, perché probabilmente molto abbiamo imparato dall'anno precedente, per cui abbiamo avuto la collaborazione attiva veramente importante da parte di tutti i commercianti delle vie del centro, del Corso Garibaldi, Tenente Minicucci, via Le Rimembranze, e anche la collaborazione di tutte le associazioni, che non è poco e non è poco importante, perché evidentemente se questo c'è stato è credere veramente al progetto, a quello che una notte bianca può portare. Sembra una cosa semplice e sembra una cosa, dire questo potrebbe sembrare come voler dire vabbè, una notte bianca che vuoi che sia, ma in realtà anche dal punto di vista turistico, di promozione del territorio, fa tanto per il nostro comune. Basta pensare che questa è la seconda notte bianca melitese, un comune così grande che effettivamente non abbia avuto una notte bianca in precedenza. Esatto, secondo me esatto. La dice lunga. E ti posso assicurare, quello che si dice da fuori è questo: era ora che ci fosse la notte bianca anche a Melito. Esatto. E te lo dice uno di Bova Marina, che la notte bianca ce l'ha da tanti anni e a cui fa tanto piacere. Giorno, quindi anche noi stiamo mirando a creare qualcosa che sia ripetuto nel tempo e, se possibile, il primo sabato di agosto di ogni anno. Questo è il nostro intento. Niente, come dicevi tu, è una serata e una nottata ricca di appuntamenti. Sì, abbiamo cercato, visto anche la partecipazione un po' di tutti, di arricchire quanto più possibile per allietare grandi e piccini. Quindi ovviamente a me tocca ringraziare sicuramente chi come Cronos Arte, l'Arca, Circolo Meli hanno collaborato per cercare di creare e di mettere a disposizione tutto ciò che loro hanno e producono durante l'anno, e per creare anche un momento culturale durante la nottata. Ma non è solo questo. Ovviamente ci sarà la presenza di Edual Dance, del Mago Linus, la scuola di Zumba, Sprint Energy, il Luna Park Vintage, Café Express, che arriva direttamente dalla Sicilia, le cover band dei Briganti Italiani, Vasco Rossi, Ligabue, i Legatura Live, un gruppo molto bello, nostro, melitese, che io apprezzo tantissimo e che abbiamo voluto fortemente la notte bianca. Bravissimi, con la partecipazione infatti dei commercianti, perché devi sapere che quando io li ho contattati, c'è da dire anche questo, i Legatura, dici guarda, siamo stati già chiamati per la notte bianca, quindi volerli tanto, voler tanto la loro presenza da parte dell'amministrazione ma anche dei commercianti la dice lunga sulla loro bravura. È una volontà condivisa sicuramente. Esatto. Yamadora Live, il Mercatino delle Pulci, con esposizioni che arriveranno sia da Reggio, da Condofuri, da Bovalino, ma anche molti espositori di artisti nostri locali che conosciamo poco ma che producono veramente dei bellissimi oggetti. Poi ci sarà la Professional Music Academy con Tonino Nunnari, giochi gonfiabili di Insieme Per, il centro studi danza di Sabina Maesano, che proporrà anche dei balli hip hop, di break dance caraibici, con il supporto di scuole che arrivano direttamente dalla Sicilia. L'Associazione Culturale della Scuola Napoletana dei Madonnari, questa è una particolarità che abbiamo voluto nella Notte Bianca. Ecco, infatti mi incuriosiva, che cos'è?
Cosa fanno? Praticamente, per spiegartela alla spicciola, e credo di non rendere bene quello che la loro bravura, dicendolo così, potevano disegnare direttamente con dei gessetti sull'asfalto o a terra. Gli abbiamo chiesto, siccome sappiamo che sono veramente bravissimi, loro disegnano in 3D o non, con dei gessetti o su delle tele immense, su una tematica che noi diamo o al momento prima preparandosela. Quindi sono quegli artisti di strada che dipingono a terra o su del compensato in legno. Siccome volevamo che ci rimanessero questi lavori, anche come prima notte bianca, insomma, da esporli nei magnifici, anche che so, nei posti che noi abbiamo, che può essere il Cato Coperto, il Museo Garibaldino, qualsiasi cosa, abbiamo deciso di acquistare delle tele, insomma, del compensato, del legno piuttosto grande, 1,80 x 1,20 m, e loro dipingeranno quella sera stessa. Quindi è un'arte veramente particolare che invidiano un po' dappertutto. Questa è una scuola pugliese, bergamasca, sono collegati tra loro in tutta Italia, li abbiamo rintracciati e saranno presenti per la notte bianca in 4. Quindi sarà veramente una cosa bella da vedere, proprio per creare quel legame tra cultura, spettacolo, esatto, arte. Quindi non solo, non solo shopping come ci, come no, in molte, e soprattutto non solo bancarelle come in molte notti, no, bianche, perché questa è la differenza vera poi tra le altre, guarda, quella militese. Alle volte è complesso anche cercare di capire quale può essere il genere che attira le persone, però la verità è questa, che effettivamente la notte bianca melitese attira tanta gente, questo abbiamo visto dell'anno precedente. Il nostro obiettivo era sicuramente quello di cercare di dare più visibilità più possibile a tutti gli artisti locali, a tutte le associazioni locali, ma portare anche qualche attrattiva particolare che potesse essere di gradimento per grandi e piccini. Ecco che abbiamo pensato sia a giochi per i più piccoli, sia delle specialità culinarie che in ogni angolo, io infatti l'invito e l'appello che faccio a tutti è fate quasi come se fosse un percorso obbligato, scendete dal corso Garibaldi ma risalite dalla Tenente Minicucci e fatevi la passeggiata lungo tutto il Viale delle Rimembranze, perché vi assicuro che i negozianti, i commercianti in collaborazione con noi hanno voluto dare vita nuovamente al Viale delle Rimembranze, dove ci saranno tantissime attrazioni e a fine viale addirittura la porchetta, ho sentito dire dai commercianti, per cui voglio dire anche a livello culinario e di specialità tipiche nostre, diciamo che ci si sta organizzando davvero bene. Quello che dici tu non è un particolare da sottovalutare, perché la collaborazione dei commercianti è stata tale che sono disposti a tenere aperte le loro attività con sconti, incentivi, qualsiasi forma che possa essere gradevole per gli acquisti delle persone, anche per tutta la notte. Quindi voglio dire, più soddisfazione di questa per l'amministrazione intera di lavorare in pieno accordo con le associazioni e con i commercianti, diciamo che abbiamo creato un gran bel movimento. Quindi quello che posso dire è non perdetevi la notte bianca di domani. Bene, quindi Patrizia, il percorso che tu suggerisci, anche la sorpresa, sì, attenzione, una sorpresa, che è uno spettacolino che non abbiamo annunciato né pubblicizzato, che intorno alle 22:30 attraverserà tutta la notte, tutte le vie che sono interessate alla notte bianca. Beh, sì, ti chiedevo, il percorso, quindi tu consigli di partire da Viale Garibaldi, fare il corso e poi risalire alla Tenente Minicucci e fermarsi alla fine del viale dove c'è la porchetta. Sì, però se tu l'hai comunicato, secondo me il giro partirà al contrario. Vabbè, anche se dovesse partire al contrario, l'importante è che si riesca durante la serata, pur attratti da una cosa in particolare, davanti al Mercato Coperto, che su dalla parte di dietro dove ci sarà il Luna Park vintage per i bambini saranno sicuramente stazionati lì. Io consiglio di farlo veramente tutto il percorso, perché tra Mercatino delle Pulci, esposizioni d'arte e balli vari, c'è molto da vedere, dai. Cover band, c'è molto da vedere. Quindi fermarsi e stazionare in un unico punto non renderebbe la bellezza dell'organizzazione, anche forse solo per... Sono assolutamente d'accordo, sai che l'anno scorso l'abbiamo fatto anche a dicembre, pur se io ero in condizione un po' forse peggiore delle tue, l'abbiamo fatto tutto due volte. Invito pure io a non perdersi nulla,
ci saranno le telecamere di Studio 95 che gireranno, e quindi magari qualcosa che ci sfuggerà poi la potremo rivedere grazie a loro. Ci saranno le telecamere, quindi loro avranno una postazione, anche io li ringrazio, ora approfitto che siamo in diretta perché effettivamente sono sempre al nostro fianco, cercano di dare il giusto risalto a quello che viene organizzato, che è una cosa importante per tutto il territorio perché dà l'occasione di rivedersi anche per chi è stato costretto a scegliere tra una sera e l'altra, perché capisco bene che è estate e un po' ovunque ci sono manifestazioni, però una cosa è certa, di sicuro non perdetevi la notte bianca di domani. Questo infatti puntiamo, possiamo dire che puntiamo ad avere non più di 100 persone, chiaramente, che dici? Sì, almeno secondo le 101 per fare la carica, diciamo. In cui veramente eravamo col punto interrogativo totale, visto che non c'è mai stata la notte bianca a Melito. Insomma, sicuramente non speriamo di avere le 6-7 mila persone dell'anno scorso, ecco, più o meno 100. Più o meno 100, vabbè, e questa mi dai conferma, perché come sindaco non lo so, che la seconda edizione, visto che la stampa l'anno scorso non l'ha citata proprio. La seconda edizione, vabbè, questo è sfuggito, stampa. Mi permetto di dire, la stampa non radiotelevisiva di questa emittente. Vabbè, questa per qualcuno è la televisione del comune. Difficile ricordare che veramente la seconda edizione, perché non vi è mai stata. Esattamente. Patrizia, io ti ringrazio, allora ci vediamo domani. Bene, pienamente domani in forze. E poi avremo modo anche di pubblicizzare tutti gli altri eventi che ci sono un po' in giro per il paese, quindi ne parleremo anche domani, magari mentre siamo alla notte bianca. Esattamente. Andremo in onda, quindi pubblicizzeremo tutto il resto. Esattamente. Allora io ti aspetto domani, ti ringrazio, ti saluta il sindaco che è qui. Grazie a voi, un saluto per tutto e un saluto per i radioascoltatori. Mi raccomando, non vi perdete l'appuntamento. Grazie Patrizia, grazie per tutto quello che fai. E allora noi lanciamo la linea alla regia e torniamo subito dopo. Esta noche è gitana. Allora abbiamo questo piccolo incipit del brano che ascolteremo più tardi, che è quello di Neffa, Un piccolo ricordo di Maria. Siamo in diretta, sono le 11.10 su Radio Studio 95, questo è il Gran Mattino. Siamo in compagnia del sindaco, dell'ingegnere Meduri, il sindaco di Melito Porto Salvo, e stavamo parlando al telefono con Patrizia Crea, che è l'assessore allo sport e spettacolo e turismo del comune di Melito, riguardo a quella che sarà domani la seconda edizione della Notte Bianca Melitese. Ma c'è un'estate intera ancora davanti e c'è un cartellone ricco di eventi che verrà svolto su tutto il territorio comunale. Sì, possiamo dire velocemente, poi magari Patrizia meglio di me preciserà in un'altra occasione. Noi domani sera abbiamo la Notte Bianca con coinvolte tantissime associazioni di cui ha detto, i gruppi di cui ha detto l'assessore Patrizia Crea. Notte Bianca che si svolgerà su Via Nazionale, su Viale delle Libertà, Corso Garibaldi e Tenente Minicucci. Non può essere fatta in tutto il paese, chiaramente, per ovvi motivi. Vi invito a non mancare, perché c'è molto da vedere e c'è molto da non perdere, diciamo così. Dal 6 agosto dal 7 agosto, 8 agosto ci sarà la sagra della Melenzana col Comitato Annà in piazza Baglio di Annà. 7 agosto ci sarà uno spettacolo musicale a Lungomare dei Mille col gruppo cristiano La Parola Vivente. Sempre il 7 agosto alla Villa Comunale ci sarà la terza edizione del Gran Galà con l'associazione del gruppo Acconciatori Melitesi. Il 9 agosto la sagra della Vastedda con l'associazione organizzata e con l'associazione culturale Paese Vecchio al Paese Vecchio. L'11 agosto ci sarà il Palearizza al Pentidattilo con Cavallaro, Mimmo Cavallaro. Pentidattilo che diciamo in questo momento è una spina nel fianco, è un po' desolante vedere Pentidattilo. Lo vedremo meglio in televisione giorno 7, come giorno 7, sì, lunedì. Lo vuoi dire tu magari? Lunedì, no vabbè, lo diciamo magari adesso al volo, perché lunedì ci sarà la messa in onda. Domenica mattina, alle ore 10 su Rai 1 ci sarà Easy Rider con protagonista Pentidattilo nel suo massimo splendore, prima che succedesse poi quelle che sono state fatte. E anche la collina di Salleo. No, sì.
di Salleo, di diciamo l'altra collina, la Pinetina, l'altra zona che offre il meglio del panorama melitese. Poi dicevamo, siamo al 12 agosto, siamo 12 adesso. Agosto ci sarà la Sagra du Pipichino al quartiere Musa. Il 13 agosto ci sarà la selezione provinciale di Miss Mondo Calabria sul lungomare dei Mille con alcuni ospiti di Zelig. Dal 14 al 17 agosto ci sarà la 40ª edizione della Festa dell'Emirato in Prunella. Il 17 agosto ci sarà la Sagra della Crispella, mentre il 13 agosto mattina, sempre in piazza Margiotta Prunella con la sezione Avis di Merito Porto Salvo, ci sarà l'adozione del sangue, quindi vi invito a non mancare a questo appuntamento per chi è nelle condizioni di poterlo fare. Il 14 agosto Merito in bici organizzata dall'Unicef a Lungomare dei Mille. Poi dal 14, 21 e 28 agosto ci saranno varie attività sociali organizzate dal gruppo cristiano La Parola Vivente presso il Museo Garibaldino. Il 18 agosto ci saranno i Taranta dello Stretto al quartiere Musa. Il 19 i Nuovo Sono Abbattenti in quartiere Pallica. Il 20 agosto ci sarà il quarto festival del cabaret Facce di Bronzo, organizzato dall'Associazione Culturale Calabria dietro le Quinte a Lungomare dei Mille. Il 21 agosto, poi dal 21 al 25 agosto alla Villa Comunale con tutte le compagnie melitese, che ringrazio per quello che fanno, le compagnie teatrali, che sono, è giusto citarle, la compagnia Palcoscenico 91, l'Accademia Drammatica Melitese Cammelfaghi, la compagnia teatrale La Fucina, il Nuovo Teatro Aquila di Prunella e la compagnia teatrale Anna in Scena. Io qua mi permetto di fare una piccola domanda riguardo agli spettacoli teatrali, perché quando tempo fa ci fu La Bella e la Bestia ad aprile ad Anna, fu detto che ci sarebbero state delle repliche estive, ma non le vediamo in cartellone, c'è la possibilità di vederle più avanti? Sì, sicuramente, questo ne parlavamo ieri sera in chiusura della rassegna nel cortile della Scuola Meda organizzata dalla compagnia La Fucina. Il cartellone diciamo delle manifestazioni non si fermerà nel mese di agosto, noi puntiamo a farlo anche nei mesi dell'autunno e anche in inverno. Vediamo di trovare una location un attimino che possa essere congeniale, dove si possa appunto, in questo momento Melito non ha un teatro, vediamo un attimino di poter cadenzare una serie di eventi per dare sfogo a queste richieste, a queste diciamo aspettative che vanno anche supportate e coronate da parte, sarà così, da parte dell'amministrazione. E l'assessore Emma Toscano incalza giustamente e fa bene, lo deve fare, perché il teatro è sì divertimento, spensieratezza, ma è anche cultura e tradizione. Ed è molto importante avere, anche perché Melito ha una bellissima attività teatrale, molto estesa, ci sera, sono tante compagnie. Ieri sera ho detto alle ragazze che spesso naturalmente hanno come punto di riferimento l'attore protagonista, l'attore principale, abbiamo anche Dario che ci mente in qualche che è bravissimo. Io dico che questi ragazzi diciamo spesso o quasi sempre superano i loro maestri e fa veramente piacere che ci sia questa crescita di talenti a Melito. Chiudiamo il 26 con la manifestazione sempre culturale presso la Villa Comunale, Arte, Moda e Poesie sotto le Stelle, e il 27 e il 28 agosto Arte per la Vita sempre alla Villa Comunale. Poi ci saranno vari tornei che l'amministrazione andrà a supportare e quant'altro, ma io ora voglio un attimino profitto, perché qualcuno dice che la gente muore di fame e noi pensiamo al teatro, pensiamo solo a divertimento, non è assolutamente così. Anche questo fa parte, è una sola parte di quello che noi quotidianamente facciamo. Colgo l'occasione di invitare diciamo turisti e la gente che sta nei comuni vicini a visitare Melito, perché Melito in questo momento è uno dei paesi più puliti. Parliamo
del decoro urbano dell'intera fascia, forse è uno tra i più puliti, lo posso, diciamo, sto forse ci può anche stare, ma mi posso spingere con serenità, con tranquillità nel dire che Merito è uno dei paesi più puliti tra i comuni dell'intera provincia del Reggio Calabria, tra i 96 comuni. Il mare, non lo dico io, lo dice Goletta Verde, che il mare è più pulito tra i punti esaminati dell'intera provincia. Quindi qualcosa in più nel paese si sta vedendo. Io invito, ho fatto una serie di ordinanze, l'ordinanza per il corretto conferimento dei rifiuti, si può conferire nei cassonetti dalle 20 di sera alle 7 di mattina, per i trasgressori ci saranno le sanzioni, puntiamo a non avere nessuna sanzione, però arrabbiamoci se vediamo qualcuno che lo fa in maniera scriteriata, fuori dall'orario consentito, ma soprattutto non lasciamo gli ingombranti vicino ai cassonetti. Per gli ingombranti c'è il numero verde, c'è una telefonata? No, dico, queste no, stavo chiedendo alla telecamera, questo è sacrosanto, anche perché è veramente una cavolata questo fatto degli ingombranti. C'è un numero verde, li ritirano sotto casa, neanche la fatica di portarlo fino al cassonetto, poi, e invece viene fatto questo, che poi è un reato, ricordiamolo, diciamo che è un reato, e in alcuni casi, come quello del frigo abbandonato, prevede addirittura il carcere, non solo la sanzione e la denuncia penale. Esattamente. Quindi, perché creare un danno ambientale, chiamiamolo così, oppure andare a a congegnare un qualcosa di scriteriato, di inconcepibile. Viviamo in maniera civile, perché la stragrande maggioranza dei cittadini vuole questo. Quindi rimproveriamo chi sbaglia, redarguiamo chi sbaglia. L'altro raccomandazione che vi voglio fare come sindaco e come padre di famiglia è il corretto utilizzo dell'acqua. Noi in questo momento, rispetto all'anno scorso, al serbatoio centrale vanno a confluire 15 litri di acqua al secondo in più, quindi l'acqua in questo momento dovrebbe, usiamo il condizionale, poter soddisfare l'esigenza del triplo della cittadinanza che c'è a Merito, degli attuali residenti. Quindi non è corretto che magari io vado a bagnare, a rinfrescare il cortile di casa, il brecciolino, e qualcuno poi non ha acqua per farsi una doccia o lavarsi la faccia. Anche qua i trasgressori verranno sanzionati, puntiamo ad avere zero sanzioni. L'altro discorso è quello della pulizia dei lotti. Un paese è di tutti, dove c'è la pulizia è più difficile poi sporcare. I lotti non puliti sono causa di incendi, gli incendi, nota dolosa. Io non faccio nessuna pregherina qua alla radio, perché è stato strumentalizzato una mia battuta. E lascia il tempo che trova, e sotto gli occhi di tutti lo scempio che abbiamo a Pentidattio e non solo, i danni che ha fatto il fuoco, e ringrazio pubblicamente per quello che hanno fatto tutte le forze dell'ordine, la vigile urbana e il corpo forestale. Ringrazio il corposo numero dei ragazzi della protezione civile e di volontari che ci hanno dato supporto in quelle ore molto difficili, con la speranza, con l'auspicio e con l'augurio che a Merito in nessuna parte d'Italia si vedono più incendi. Magari la mia è solo utopia, però questo è un appello che mi sento di fare: appena vedete un minimo segnale di fumo, segnalatelo alla forestale, segnalatelo ai vigili urbani, segnalatelo ai carabinieri. Vi raccomando, dateci una mano d'aiuto, perché il paese di tutti, puntiamo ad avere un paese migliore di quello che sicuramente lo è in questo momento. Ma il sindaco con questo non vuole dire e non dirà che è contento, perché io pretendo qualcosa, sempre qualcosa di più. Sarò contento quando il paese è ordinato al 100%, attualmente è solo pulito. Sarò contento quando tutti rispetteremo le regole. In questo momento stiamo sanzionando più persone che scendono con le macchine direttamente a mare sulla spiaggia,
sulla spiaggia con le macchine, non si può scendere. Quindi poi è inutile che si viene a reclamare del sindaco se si becca il verbale, si dice ma c'è una rampa, è chiaro che sulla spiaggia non si può scendere con la macchina, non si può parcheggiare con la ruota sul marciapiede, capisco che non ci stanno molti parcheggi, che sono pochi, però magari fare qualche 50 metri in più e parcheggiare correttamente si porta, intanto non si intralcia il traffico, anche bene alla salute, direi, non si rischia e non si porta a casa la contravvenzione. Io non mi permetterò mai di dire, anzi sono io che spesso incalzo i vigili e sono sempre vicino a loro, se sanzionano è perché qualcuno ha commesso un'irregolarità, un'infrazione, e amen, chi la fa deve soltanto aprire il portafoglio e pagare, se non vuole pagare quando arriverà la pagherà con la giunta, quindi mi sento di fare questo accorato appello. Stateci vicini, aiutateci a non sporcare, conferite correttamente, vedete che la differenziata si può fare e si sta facendo, quindi andiamo a conferire correttamente il cartone nei cassonetti del cassone, il vetro nel vetro, l'alluminio nell'alluminio, la plastica nella plastica. Dobbiamo velocemente innalzare la percentuale di differenziata che stiamo facendo. Nel mese di settembre si partirà con la differenziata spinta porta, con la differenziata spinta porta a porta, puntiamo ad avere e a superare la quota del 50%, la percentuale del 50% che già con la stessa azienda, la Logrid Ambiente, che opera a Motta sono al 52%, noi puntiamo di superare, e per questo chiedo la collaborazione di tutti a 360 gradi, perché altrimenti da soli non si va in nessun posto, differenziamo tutto. La cosa che mi fa piacere comunicare, che con grande sacrificio, grattando in più voci del bilancio, in molte voci del bilancio, nell'assestamento abbiamo destinato 100.000 euro, dico 90 in più di quanto avevamo visto nelle previsioni di bilancio, per la videosorveglianza, perché è essenziale per poter ottenere degli ottimi risultati nella differenziata, quello che uno dei nostri punti fissi, del nostro pallino, il nostro chiodo, che nel giro di qualche mesetto verrà alla luce e si dovrà portare dei risultati che andranno a creare un certo giovamento nelle tasche di tutti i cittadini. E poi c'è un'altra piccola questione che volevo toccare, oltre le 100.000 euro che secondo me sono spese bene per la videosorveglianza, perché frutteranno, purtroppo c'è da dire, in sanzioni e non solo, in quanto nel momento in cui si parte con la differenziata bisogna operare una situazione, diciamo così, di controllo, come fossimo il Grande Fratello, perché poi ci sono i soliti delinquenti che decidono di non fare la raccolta porta a porta e di abbandonare i propri rifiuti dovunque. Visto con i miei occhi dove c'erano, magari nei luoghi adesso in cui adesso c'è la porta a porta, dove c'era il cassonetto, perdonatemi, abbandonavano comunque il rifiuto come se fosse un luogo della memoria in cui lasciare un cimelio per ricordo. Ma queste sono situazioni da combattere assolutamente. Io lo dico così, lo ripetiamo, lo ripeteremo, ci sono le telecamere trappolo, così si chiamano, che purtroppo diciamo a qualcuno porteranno un grosso disturbo nelle tasche, quindi vi prego, conferiamo i rifiuti in maniera corretta, in maniera legale, per il bene di tutti e soprattutto per il bene della propria tasca. E quindi investimenti che il Comune di Melito ha fatto, oltre a questo importantissimo, anche, ed è, c'è da dire che è un obbligo delle amministrazioni comunali investire in cultura, un investimento fatto e per l'estate melitese e per mossa secondo me mai più azzeccata, quella dell'acquisto del palcoscenico da parte del comune. Quanto si è speso negli anni, negli ultimi tre anni prima dell'acquisto? Negli ultimi tre anni, diciamolo, negli ultimi cinque. 2010-2015 compreso, primo gennaio 2010, 31 dicembre 2015, se non vado errato, comunque queste sono più o meno le somme. La somma, posso sbagliare di qualche mese, 75.800 euro di affitti. Noi abbiamo acquistato, è stata diciamo una delle cose più azzeccate secondo me,
che l'assessore Crea ci ha suggerito, appena se ne è parlato, gli ho detto vabbè, tu metti l'idea che io con l'assessore al bilancio seduta stante troveremo i soldi, cosa che abbiamo fatto. Abbiamo acquistato un palco a 12.000 euro, noi abbiamo dato a parecchie compagnie, a parecchie associazioni la fornitura del palco. Qualcuno dice il comune non ha dato niente, ha dato solo qualcosa in natura, qualcosa che aveva. Beh, a queste associazioni, a queste compagnie, a queste comitati di quartiere, non è poco, sicuramente . Abbiamo dato un sollievo di circa 1.000, forse qualcosa in più, euro nei periodi centrali dell'estate, anche 1.500 se non 2.000 per palchi molto grandi come ma quello è di qualcosa Melito, che quindi ci siamo sentiti di fare e che abbiamo fatto e che secondo me va nell'indirizzo della politica del gestionale di buona famiglia. Il risparmio deve essere così. Se vogliamo quantificare il risparmio che abbiamo fatto con l'amministrazione Meduri, poi se ne può dire di tutto e si può dire la qualsiasi, ma io posso tranquillamente documentare e dimostrare, non in maniera soggettiva ma in maniera oggettiva, che il risparmio c'è stato, è stato corposo. Nel mondo delle manutenzioni in genere abbiamo fatto passi da gigante, tagliando veramente, ma quasi totalmente le somme che prima venivano. Noi facciamo 9 riparazioni su 10 o forse qualcuna in più di riparazioni delle rete idrica. Prima 8 su 10 venivano fatte con ditta esterna. Stesso discorso stiamo facendo in maniera generale. Abbiamo internalizzato qualsiasi servizio, quindi il risparmio c'è, si vede, e verrà spalmato poi in benefici per la mia collettività, che mi sento veramente onorato in questo momento di guidare. Per quanto riguarda l'estate melitese, l'investimento è stato, lei me l'ha detto prima in separata sede, guardate, l'investimento non diciamo il numero, diciamo che forse il totale della spesa è inferiore al contributo che negli anni passati è stato dato per una sola serata o per una sola manifestazione, decisamente inferiore. Tenete conto che quest'anno la provincia ha anche tagliato. L'anno scorso abbiamo avuto un bel finanziamento e ringrazio pubblicamente il presidente Raffa per la vicinanza che ci ha dimostrato in quest'anno di amministrazione. Quest'anno ci ha dato soltanto 6.000 euro, però capite che in un momento di magra anche 6.000 euro per il comune di Melito, diciamo che forse 6.000 euro sono il 25% di quello che noi abbiamo. Quindi chi vuole parlare tanto per parlare, che lo faccia. E noi siamo abituati, abbiamo fatto il callo alle critiche strumentali, alle critiche senza produttività, perché uno può anche criticare se questo può portare del giovamento, ma la critica fine a se stesso, sparare a zero a prescindere, onestamente non penso che abbia un minimo di fondatezza, un minimo di logica. Poi io potrei ribattere, sono pronto a un confronto pubblico, un confronto anche su questa televisione oppure in campo neutro, perché qualcuno dice che Radio Studio 95 è la televisione del sindaco. Mi azzardo sindaco a dire è la televisione dei cittadini, e quindi a fianco non solo dei cittadini ma delle cose belle che vengono fatte nella città. Allora, quindi poi questa è la risposta di Radio Studio 95. Noi poco fa io ho ricevuto una telefonata, tu ne sei testimone, sì. C'era una signora che mi diceva: guardi che è scoppiata la lampadina vicino casa mia. Oggi fa notizia una lampadina, magari fa notizia una campana che rimane per un mese o per 20 giorni. Forse ci siamo dimenticati che l'anno scorso qualche anno fa si faceva lo slalom in mezzo alla spazzatura, si era intere zone erano completamente al buio, che l'acqua mancava in interi quartieri per decine di giorni. Ma niente di straordinario, è un sacrosanto diritto di tutta la gente avere i servizi essenziali che sono acqua, luce e pulizia, quindi non stiamo facendo niente di straordinario, però l'ordinario mancava prima, quindi dateci il tempo. Ma è passato un anno, qualcuno dice, ma in un anno miracoli non si possono fare. Io mi sento di ringraziare quella parte della macchina amministrativa che ha
fatto e ha recepito la nostra, la mia richiesta, il mio incazzare col cambio di passo. Abbiamo detto che se prima si andava verso monte, adesso bisogna andare verso mare. Abbiamo detto che se prima si camminava con la prima, adesso bisogna camminare H24 e con la quinta per andare a colmare i ritardi che ci sono. Un'altra cosa che mi sento di dire è che abbiamo finalmente avuto un finanziamento di 700.000 euro per la messa in sicurezza del campo Rom e che diciamo nel giro prima della prossima estate, e questo è un impegno che mi sento di assumere con estrema serenità, anche il campo Rom troverà diciamo la soluzione che deve trovare. Perché è corretto che sia così. Si parla da quando io allattavo del campo Rom, era là, un dato di fatto, ci hanno provato senza riuscirci. Noi questa scommessa la porteremo fino in fondo. Noi questa scommessa, grazie anche al finanziamento di 700.000 euro che ci è stato accordato dalla regione, la porteremo diciamo fino alla fine e la porteremo a compimento. Ebbene sindaco, noi ci diamo appuntamento a questo punto a domani sera dalle 20 e 30 in poi, se non mi sbaglio 21 diciamo, anche la notte bianca. Sì, dura. Volevo dura sapere il caffè a carico di chi è. Il caffè è a carico degli editori ed è qui pronto. Invito tutti quanti, perché i nostri commercianti, e li ringrazio per quello che hanno fatto in passato, per quello che faranno in questa notte magica e per quello che faranno per la nostra merito. Il caffè a merito lo offre anche il sindaco per quello che può fare, per gli amici e i conoscenti che saranno al suo fianco nel giro. Quindi il caffè è garantito, venite anche il gelato magari. Io ringrazio anticipatamente tutti coloro che parteciperanno e faccio ammenda ancora prima che possa succedere qualche disguido, qualcosa che magari andrà storto. Mi auguro che non ci sia, che non ci sarà, però se qualcosa dovesse andare non dipenderà sicuramente dalla nostra volontà. La nostra volontà è che tutto vada nel migliore dei modi, che si possa massimizzare ogni singolo istante della nostra vita in felicità, in serenità, in pace, in tranquillità, che tutto possa andare bene e che possiamo dire che finalmente Melito sta risorgendo, finalmente Melito ha avuto la migliore serata della storia. Quindi non mancate a Melito, grazie della vostra presenza e grazie della gradita collaborazione che sicuramente darete a noi e a chi organizza questo evento e ai commercianti e a tutti quanti. Bene. Buon divertimento a tutti. Allora noi ci vediamo domani in diretta, assolutamente tappa obbligatoria all'inizio e alla fine di Radio Studio 95. Ci sarà il gazebo con la diretta live tra la gente, quindi invito anche le persone a fermarsi con noi a dire cosa pensano, cosa vedono da un anno a questa parte a Melito. Ed è bello perché quando passa il tempo, chi magari torna dopo un anno, le differenze le vede e ne è testimone di queste differenze, perché magari noi vediamo un cambiamento come dire, che segue il giorno dopo giorno e quasi non ce ne accorgiamo. Io magari, che lo vedo più sporadicamente, Melito Portosalvo, vedo una differenza rispetto a un anno fa e ci tengo a dirlo perché è assolutamente la verità. Facciamo una scommessa, vediamo domani cosa ci diranno i turisti. Sì, vabbè, chiaramente questo fa in me. Io qualche incoraggiamento l'ho già ricevuto, qualche segnale c'è, qualche telefonata c'è. Telefono anche i colleghi, li ringrazio, i colleghi sindaci della Logri, qualcuno mi ha chiamato al di là del momento elettorale, domenica si voterà per la città metropolitana. Colgo l'occasione per fare un bocca al lupo a tutti i candidati. Merito farà la sua parte, anche se non è un candidato. Merito è un comune pesante, Merito porterà in cassa il risultato che qualcuno con questa mia dichiarazione scatenerò magari un mare di polemiche, un mare di commenti di parte. Io mi sento di dire con tutta tranquillità che Merito è in campo, anche se non con un candidato. Faccio gli auguri, un in bocca al lupo ai candidati della nostra area, per Paolo Zavettieri, per Piglia e Salvatore Mafrici, con l'augurio magari che tutte e tre riescono a essere eletti, dico magari, e gli eletti saranno soltanto 14. Allora non aggiungiamo altro se non attenzione,
perché Melito, anche se non sembra, ha molti occhi in ogni angolo del paese tra poco. Da qui anche qualcuno ce l'ha già, quindi non vandalizziamo e faccio stigmatizzo il comportamento di chi ha rotto l'albero sul lungomare, di chi ha rubato la panchina, di chi ha bucato le cisterne al campo sportivo, di chi ha rotto l'alberello su Viale Rimembranze, di chi ha imbrattato più di una volta gli spogliatoi del campo sportivo. Attenzione, perché qualcuno molto presto ci rimetterà le penne e pagherà per tutti. Ancora una volta collaborate con noi, aiutateci, perché tutti assieme dobbiamo, e dico dobbiamo, riportare Melito agli antichi splendore e farlo finalmente arrivare a volare lassù dove volano le aquile. Questo è il mio motto, il mio sogno, aiutatemi a poterlo realizzare e ringrazio tutti coloro che si spenderanno con me, con la squadra di Melito nel cuore, con l'amministrazione e con chi vuole veramente il bene di Melito. Le porte del comune, le porte del mio, del nostro cuore non sono aperte ma sono spalancate per chi ha il fine e l'unico fine che è quello del bene comune. Non abbiamo altri fini, noi non abbiamo altro da raggiungere se non portare Melito veramente dove merita. Bene, grazie sindaco, grazie mille per essere stato qua in nostra compagnia, mi è fatto veramente piacere poter presentare la Notte Bianca di domani e l'estate melitese. Ci vediamo domani, allora, in diretta io a Gazebo. Prima di chiudere voglio abbracciarmi Silvio, perché non lo conoscevo, lo conosco da meno di un anno e consentivi, non è diciamo una sviolinata, e diciamo un ragazzo, ti definisco ragazzo, posso, 26 anni, 26 quindi anni, diciamo che ne ho quasi il doppio di te, anche se non, diciamo, non si direbbe sindaco, diciamo così, fisicamente mi sento più giovane di te. Sto scherzando, meglio. Me lo voglio abbracciare con l'augurio che possa veramente fare tanta tanta strada, possa far veicolare come fa dei messaggi di speranza, di positività, perché tutta l'area grecanica offre qualcosa di impareggiabile. Io ieri sera ho detto che noi, anche se siamo il sud del sud, il paese più a sud d'Italia, Melito Portosalvo è la stazione più a sud d'Italia, e questo certificato a livello nazionale, Melito non deve essere guardata dall'alto in basso, è Melito che può guardare al contrario, e per quello che offre Pentidattulo, il mare, la montagna, veramente può guardare tutto in senso contrario e ribaltare le cose. Il bergamotto, e potrei parlare i nostri gelati, e potremmo veramente la nostra affettuosità, il nostro calore, il nostro modo di porgerci, però dobbiamo fare uno sforzo tutti assieme, uno sforzo in sinergia per recuperare quell'armonia che forse manca, per innalzare il quoziente di affettuosità, di amicizia e finalmente magari e lasciare da parte quell'odio, quella guerra. Ormai sono finite le elezioni, si voterà tra 4 anni a Melito, quindi una collaborazione va verso, diciamo, un beneficio, non verso il sindaco Meduri ma verso il paese, e il paese merita, il paese e soprattutto dei nostri ragazzi, dei nostri bimbi, a cui faccio veramente un affettuoso augurio di una vita all'insegna dei propri desideri, perché i nostri, i miei, come padre di famiglia, vanno verso l'indirizzo di tutti i ragazzi, di tutti i giovani, di tutti i bambini, e non possiamo fare altro e non dobbiamo fare altro che spingere in quella direzione tutti assieme. Grazie. Bene, grazie sindaco, grazie ancora, e grazie per l'affetto dimostrato. La telecamera ci vede, la telecamera ci posso abbracciare. L'abbraccio, grazie di tutto. L'abbraccio in diretta, e noi ci vediamo domani. Dobbiamo parlare anche della regina in Lega Pro, perché so che il sindaco è molto sportivo, e quindi ne parliamo domani. Però va benissimo, per una bellissima notizia. Io scappo, che mi aspettano al comune, abbiamo tanto da fare. Diamo la linea a noi intanto alla regia e poi continuiamo col Gran Mattino. Radio Studio 95. It's only town.